Salve a tutti popolo di sport e benvenuti in questo nuovo video. Ormai l'avete capito, questi video sono senza editing. Sto registrando sempre di fila per le 10 e mezza di sera perché è l'unico momento in cui non trapano nella casa vicino. Allora, oggi parleremo di una cosa che vedo spesso e volentieri e che ha dell'aberrante: la gente che si allena che va a correre ancora col K-Way o con le buste di plastica, col cellophane, con la panciera e quant'altro, pensando di perdere grasso, grasso fondamentalmente, e dimagrire. Bene, chiunque tu sia e chiunque tu stia portando avanti questa metodica, ti dico che sei un coglione, ma in amicizia, per un semplice motivo: sudare non è perdere grasso, sappiatelo, dovete metterlo bene in testa, ok? Il sudore è una reazione fisiologica al surriscaldamento del corpo. Si suda perché? Perché il corpo giustamente aumenta la sua temperatura e cosa fa giustamente per reazione? Cerca di sudare in modo da poter abbassare la temperatura corporea. Il sudore, fra tante cose, una parte viene riassorbito dai pori perché è acqua, ma quando la sudorazione diventa eccessiva, alcuni sali minerali vengono persi con essa, quindi e vanno reintegrati successivamente, ok? Quelli che vanno a correre con felpe di lana, con felpe, maglioni di lana, K-Way, tutto quanto, l'estate soprattutto, creano un danno che non si possono, non è neanche... secondo me non lo sanno che danno stanno andando a procurare, per un semplice motivo: la pelle ha bisogno di traspirare proprio per non creare questo surriscaldamento continuo, e se la pelle traspira, ok, che praticamente è a contatto con l'aria aperta, suda e appunto l'aria che scorre l'abbassa la temperatura, allora diciamo che fisiologicamente non avviene nessun tipo di modifica significativa dal punto di vista autistico, anzi è una reazione del tutto normale, a meno che non si sudi in maniera compulsiva, non ci sono patologie e quant'altro, però stiamo parlando di attività fisica, ok? Per esempio, se io vado a correre, adesso sono le 10 e mezza di sera, io vado a correre, sudo, a Crotone adesso ci sono 15 gradi. Ah, ma allora che succede? No, sudo normale, perché anche se vado a correre con le maniche corte è una reazione fisica perché produco calore. Quando l'estate vi viene la bellissima idea, oppure in primavera vi viene la bellissima idea di mettervi i maglioni, le K-Way e andare a correre, voi procurate un danno perché il calore prodotto non riesce ad evaporare, non riesce praticamente, il sudore prodotto non riesce a raffreddare, no, perché si concentra tutto quanto là, è come se facesse una camera stagna in cui il corpo viene lasciato a macerare. In più questo calore viene continuato a produrre perché voi continuate a correre e non si crea questo scambio di temperature che serve a far raffreddare appunto il corpo. Per questo poi si può, tralasciando i crampi che possono avvenire per causa della sudorazione, la perdita dei liquidi, ma il crampo, si è visto che non è solo questo, sono delle reazioni molto più complesse che avvengono a livello fisiologico, quindi non diciamo troppe cazzate, però nel senso, a parte questo, a livello anche fisico si possono creare dei colpi di calore, ok? Si possono creare praticamente delle situazioni in cui il corpo non si riesce più a raffreddare, ok? Si sbalza totalmente il normale raffreddamento fisiologico del corpo, non si raffredda più e bisogna in quel caso chiamare, in casi estremi, un'ambulanza oppure avere a disposizione, a contatto subito, pronto, vicino a lui, una persona che sappia come trattare questo colpo di calore, ok? Quindi ragazzi, che comunque poi si cura come facendo raffreddare gradualmente il corpo, non buttando subito, si butta subito in acqua, no, perché così crea un altro tipo di danno, che è lo shock termico. Bisogna praticamente farlo raffreddare, magari mettendo dei panni bagnati addosso, bagnarlo con un po' di acqua, non farlo respirare, metterlo all'aria magari in un luogo però asciutto, fresco, tipo sotto un albero o comunque in un... insomma, ecco, questi tipi di precauzioni qua. Quindi ragazzi, quando voi andate a correre quel che vuoi pensando di dimagrire, siete delle teste di cazzo, perché non state dimagrendo, state perdendo l'acqua. Acqua importantissima per tante cose, che nel momento in cui ritornerete a bere, perché a casa arriverete con una sete della Madonna, andatevi attaccata alla bottiglia, quell'acqua l'avete recuperata con gli interessi, ve lo posso garantire. Ok ragazzi, quindi per favore non facciamo cazzate e andiamo dietro le mode del momento con panciere e tutto quanto. Siamo nel 2019, questo video lo vedete nel 2020, insomma evolvetevi raga, ok? Questo video finisce qua, iscrivetevi al canale se non siete iscritti, ragazzi, un like se volete sulla pagina Instagram in.sport.fit e buon allenamento in sport.
Ciao.